Mamma non mamma, la Margherita del divertimento, si prepara per il gran veglione di fine anno. Ciao, buonasera, come stai? Tu come stai? Io benissimo, tu? Si vede. Io va bene, so benissimo anch'io, dai. E invece tu, Sabatino, come stai? Da quando ci sei tu, benissimo. Che bella questa cosa, ma sarà mica l'anno che sta per finire, vi arrivi buoni? Dobbiamo essere buoni. A proposito, com'è andato il Natale? Benissimo, alla grande. E per te com'è andato? Non posso chiedere di meglio, guarda. Veramente bene. Ma stasera siete così ottimisti, sarà mica l'atmosfera del mamma non mamma? Sarà l'atmosfera del mamma non mamma, ma sarà sicuramente la preparazione e l'impegno che stiamo mettendo per preparare questo Capodanno esaltante, magnifico. Ma guarda, basta guardare un attimo la nostra locandina che deduce tutto quello che succederà il 31 in questo locale. Ci sarà Vanessa per la cena spettacolo, poi dopo la mezzanotte ci sarà la sala revival, ci sarà la sala disco, ci saranno i nostri amici, i nostri più grandi DJ, perché ci saranno più di un DJ, gli animatori, i vocalist. Sarà una serata allora, dobbiamo iniziare il nuovo anno alla grande. Ci sarà veramente di tutto e di più, ci sarò anch'io. Diciamo che lui farà lo striptease. Non andavi fuori tu? Sì, fuori il parcheggio, mio cuore del parcheggio. Ah, farà il parcheggiatore. Ok, giusto. Allora, si parla di questo gran Capodanno, si parla del gran cenone. Considerando che tu sei quello, insomma, che con la gastronomia ci va d'accordo, il menù cosa prevede? Il menù prevede, diciamo, un aperitivo di benvenuto, tanto per accogliere i nostri amici. Poi ci sarà un bellissimo antipasto misto mari e monti per, come dire, accontentare un pochino gli amanti del pesce e della carne. Due primi piatti diversi, ci ripetiamo, uno a base di pesce e uno a base di gusti delle nostre terre. Secondo a base di pesce con una fritturina centrale, così. E poi zampone e lenticchie per augurarci tanti tanti soldi per l'anno nuovo. E poi spumante a go go. Fedi dolci, vini campani. Poi? Sono cose superflue, ho detto giusto così, en passant, un attimino per... Diciamo anche quando si paga, perché lo possiamo dire, perché... Quando si paga? Per il gran cenone la modica cifra di 70 euro. Praticamente niente per... spiccioli. Ma diciamo niente per apprezzare la nostra compagnia, scusate. Tutto per apprezzare la compagnia di Vanessa, che comunque, diciamolo, Vanessa è Vanessa. È strepitosa. Ricordiamo anche il prezzo per chi viene dopo la mezzanotte, che è 20 euro, compresa di una bella consumazione. E poi comunque panettone, spumante, tutto. Divertimento a go go. Allora, divertimento a go go e soprattutto... il gran cenone sarà qui al Mamma Non Mamma, però ricordiamo che ci sarà la grande famiglia al completo, Wild West, Mamma Non Mamma. Connubio perfetto, no? Sempre la famiglia al completo, sia qua che al Wild West. La programmazione che si prevede, ci sta qualcosa già in cantiere? Sì, c'è il prefestivo della Befana, il 5, che vediamo in quest'altra locandina aspettando la Befana, sempre con le due sale, con l'animazione di Ago, l'ingresso sarà 10 euro con una consumazione. Vogliamo ricordare questa notizia che tu mi hai dato appena ieri sera, il ritorno di un nostro vecchio amico. Cosa? Tornerà, possiamo dirlo in anteprima? Certo che potete dire, lo dobbiamo dirlo. Noi avevamo un grande artista che veniva nei nostri locali già dal primo anno, cioè dal 1999, il quale dopo 9 anni di collaborazione con noi ha deciso di andare a Milano a aprirsi una pizzeria con tutta la famiglia. Ha deciso di intraprendere un'avventura diversa. Ieri sera è stato con noi, l'abbiamo convinto a di smettere la pizzeria a Milano e ritornare qua, quindi sarà con noi di nuovo da gennaio Umberto dei Rebus, e quindi il terzo sabato sarà a San Marzano e il quarto sabato sarà qui da noi. Si parla di Capodanno, si parla di fine anno. Sabatino, allora il 2009 ormai sta per terminare, c'è qualcosa che magari tu ricordi con piacere oppure che magari vorresti dimenticare? Ma guarda, io senza nulla pretendere
va bene così, no. Ricordo con piacere tutto il 2009. Allora, io conservo, ti rispondo subito e con molta franchezza. Io conservo sicuramente le migliaia di persone che mi vogliono bene e che io voglio bene a loro. Quindi quelle me le conservo e me le porto con me nel 2010. Poi voglio buttare, come hai detto? Buttare via. Diciamo dimenticare, buttare non ci piace. Dimenticare quelle 3-4 persone che forse non mi vogliono bene, ma non per scelta mia, per scelta loro, quindi. E invece cosa auguriamo a tutti gli amici di Rai Today per il 2010? Ma un magnifico 2010 in compagnia nostra e con tanto tanto divertimento al Mamma Non Mamma, no? Io vi auguro a tutti, tutti quanti, quindi anche pensate se non vi conosco, escludere nessuno. Un win for life ciascuno, tutti quanti, dal primo gennaio. Io vi saluto, però vi faccio i miei più sinceri auguri e che il 2010 vi porti non la fortuna, non i soldi, ma soltanto e tanta semplicità, perché qui al Mamma Non Mamma ce n'è tanta. Sì, tanta semplicità, però condita con un pizzico di fortuna e un pizzico di soldi, dai.